Che tipo di persona sei? Ti assumi la responsabilità della tua vita oppure, diciamo, sei una vittima e la colpa, la responsabilità è solo di fattori esterni? Questi due modi di vedere il mondo, di vedere la propria condizione, influenzerà completamente la nostra vita. Ne ho parlato più volte nelle pillole, credo di averne parlato anche gli ultimi giorni dell'anno, perché è un argomento che mi tocca tantissimo, perché vedo troppe persone dare la colpa a fattori esterni. Ma la verità è che poi diventa una scusa per non fare nulla. Quindi, cavolo, la mia azienda è chiusa, c'è crisi, non si trova lavoro e niente. Sto a casa senza lavorare perché non c'è lavoro, non posso fare niente. Diciamo che dal mio punto di vista è un modo sbagliatissimo di vedere il mondo, perché quello che la persona dovrebbe fare, immagino sia, cavolo, la mia azienda è chiusa, sono senza lavoro, con le mie competenze cosa posso fare nel mondo del lavoro? Sono attrattivo per qualche attività, per qualche azienda? Se la risposta è no, significa che devo iniziare a studiare, a sviluppare nuove competenze per essere nuovamente competitivo nel mercato del lavoro, altrimenti il lavoro non tornerà da solo ed è inutile che do la colpa al fatto che l'azienda ha chiuso per colpa dello Stato perché ci sono troppe tasse o mille altri problemi, qualcuno che ruba il lavoro, aziende che chiudono, si trasferiscono all'estero, eccetera, perché probabilmente è vero, ma quella non è una soluzione e non ci puoi fare nulla. L'unica cosa che puoi fare è riprendere in mano il controllo della tua vita e cercare di trovare delle soluzioni, delle risposte in maniera completamente autonoma, senza dipendere da nessuno, altrimenti resterai sempre fermo e con la velocità con cui si sta evolvendo il mondo, il mercato, il non sviluppare nuove competenze, il non tenersi aggiornato, non essere più attrattivi col mercato diventerà un elemento sempre più forte e se ciò che facevi 5 anni fa poteva funzionare in maniera egregia, magari oggi è completamente obsoleta e il mondo del lavoro, ripeto, evolve talmente veloce che esistono lavori che un anno fa non esistevano e oggi sono incredibilmente richiesti. Uno tra tanti adesso, ad esempio, gli advertiser su TikTok. Ci sono tantissime aziende che vogliono approcciare su questo nuovo social network e ci sono pochissimi professionisti in grado di utilizzarlo. C'è una domanda esagerata e c'è un'offerta veramente minuscola, perché nessuno si è mai specializzato in questo social network e quindi le aziende vorrebbero qualcuno che le potesse seguire in questo tema, in questo ambito, ma non hanno nessuno a cui dare i soldi per farsi seguire. E questo solo per dire che le opportunità nel mondo di oggi sono infinite. 100 anni fa era impensabile. Oggi possiamo fare praticamente tutto. Di nuove opportunità ne nascono veramente ogni giorno, ma dobbiamo partire dal presupposto che la nostra situazione è una nostra responsabilità e se dove siamo non ci soddisfa, dobbiamo semplicemente alzare il culo e muoversi. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo. E la tua situazione com'è? Sei soddisfatto di dove sei ora, del valore che hai per il mercato, quindi detto in soldoni lo stipendio che prendi, i soldi che guadagni, eccetera? Oppure vorresti qualcosa in più, qualcos'altro? Perché se non sei soddisfatto, ripeto, nessuno ti vieta di muoverti, quindi sviluppare nuove competenze e fare tutt'altro. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!